Salve a tutti, sono Emanuele Crava, benvenuti a questo nuovo video in cui colgo l'occasione per ringraziare tutti i follower consolidati e tutti coloro che quotidianamente si aggiungono al mio canale. In questa occasione presento questo piccolo oggetto che tecnicamente è per quello che ho intenzione di fare, è un semilavorato e l'idea è sorta, o meglio, il fastidio è sorto perché ho visto una cosa similare, quindi divise in fascette, anche abbastanza irregolari, fascette di legno, esposto come elemento ricordo, cioè benvenuti nella città di Torino, ecco, dove magari ogni fascetta aveva una tonalità differente, dove ogni fascetta magari sembrava quasi appunto assemblata, però in realtà era una cosa fatta quasi a sembrare una cosa naturale, quando in realtà era falsa. Siccome a me non piacciono le cose false, ma in linea di massima le cose fatte con materiali veri e la verità in genere, ecco, ho ripescato questo piccolo oggetto che adeguerò per una mia effettiva necessità. Cioè, in pratica lo utilizzerò per indicare di suonare il campanello dell'ingresso dell'agenzia dove lavoro. Ecco, quindi tornando all'oggetto. Nello specifico sono quattro fascette che ho ottenuto tagliando un pezzo, insomma, un tronchetto di legno con una sega circolare, che più o meno erano regolari. Allora, con del Vinavil, praticamente, o comunque con la vinilica, ho incollato i bordi e poi con delle morse, diciamo così, li ho ben fissati. Prendiamo anche l'altra. In questo modo. La colla ha fatto presa e ha unito queste fascette, queste placche, chiamiamole, di legno. Dopodiché, passando della carta vetrata, poi la misura vedrete voi, ecco, più è fine ovviamente migliore sarà l'effetto, ho lisciato tutti gli eccessi sia di colla che diciamo di legno, ecco, le imperfezioni. A questo punto farò due semplici fori e inserirò una corda abbastanza rustica e vi scriverò quella che è la mia necessità. Quindi, dopo questo lungo discorso, il concetto è molto semplice. A volte si pensa di trovare delle cose fatte di legno, in realtà sono delle falsificazioni e danno fastidio. Grazie a tutti, alla prossima.